e da 5 anni circa conduco una serie di laboratori con un gruppo che si chiama Divagamente. Noi utilizziamo questo metodo teatrale che è nato in Brasile negli anni 60. Un regista brasiliano, Augusto Boal, durante la dittatura fascista in Brasile ha avuto l'intuizione di proporre una modalità teatrale diversa dal teatro classico che consentisse soprattutto un confronto fra persone. Se lo pensiamo in un contesto come quello di una dittatura, chiaramente si capisce facilmente l'importanza di questo tipo di teatro. Poi successivamente il teatro dell'oppresso si è sviluppato anche in Europa, in modo particolare in Francia, e da lì è nata, diciamo, la mia curiosità verso il teatro sociale, il teatro dell'oppresso, che poi piano piano ha avuto uno sviluppo nel tempo. La scelta delle tematiche dipende molto. In alcuni casi si lavora su tematiche scelte prima, come nel caso dello spettacolo di stasera. In altri casi invece è il gruppo di attori che attraverso un processo laboratoriale, attraverso una serie di giochi, di esercizi, sceglie, diciamo, le tematiche sociali da affrontare nel laboratorio. La chiusura del laboratorio non è sempre la stessa, insomma ci sono varie forme di restituzione al pubblico. La più conosciuta è il teatro forum. Stasera noi lavoreremo su teatro immagine, quindi non ci saranno scene, non ci sarà parlato, ma soltanto gli attori che con i loro corpi costruiscono delle immagini. E comunque sempre è prevista una interazione con il pubblico, proprio perché si vuole creare un momento di dialogo, di confronto con il pubblico sul tema che è stato scelto, individuato in qualche modo. Il pubblico, lo spettatore, che non è solo spettatore ma spettatore, cioè diventa protagonista dello spettacolo insieme a noi. Stasera è legato a un'iniziativa della Società della Salute per sostenere un progetto che si chiama Oltre il Muro, che lavora con persone detenute ed ex detenute. Quindi il tema è quello, diciamo, della detenzione. Chiaramente noi con questo spettacolo non vogliamo dare risposte, non vogliamo fare critiche, mettiamo sul palco quelle che sono le nostre emozioni quando pensiamo al tema della carcerazione. Poi sarà con il pubblico che si instaurerà appunto questo dialogo e vedremo che strada prende, è impossibile dirlo prima. Però la cosa che mi preme dire è che i nostri spettacoli non sono mai giudicanti, né da parte nostra e nemmeno da parte del pubblico. Cioè, ciascuno, qualsiasi persona che sceglie di partecipare e di dire qualcosa può farlo in assoluta tranquillità, senza temere il giudizio di nessuno. Il giudizio nelle nostre serate è sospeso. Io penso che ci sia bisogno di teatro sociale. Si potrebbe pensare che, visto che è nato in un periodo difficile come quello di una dittatura, e visto che la nostra società non è guidata da una dittatura, potrebbe essere una cosa forse superfluo, inutile. In realtà è una cosa sempre attuale, sempre importante, sempre interessante, perché, come dicevo prima, è un momento di aggregazione, di socializzazione, un momento in cui le persone stanno insieme e possono parlare. Non parlano attraverso uno smartphone, non parlano attraverso internet, parlano, stanno vicine, in alcuni casi si toccano, si mescolano proprio le emozioni, e questo penso sia una cosa che per le persone è sempre importante, è sempre
bella e utile anche forse.